chiama questi veri protagonisti del conto economico, che sono i manager, non sono più gli imprenditori padroni dei tempi dell'inizio della rivoluzione industriale, sono questi manager, li chiama ceto apolide, non hanno patria, non hanno patria. Chiamare al patriottismo Matteotti è un controsenso, poi il povero Matteotti non capisce neppure tutte queste cose, perché uno gli fa questa contestazione, e lui un po', che ne sa, non è fuori dal suo sistema mentale, no? Ma così sono una grandissima parte dei grandi manager, sono collegati semmai soltanto a questi gruppi di speculatori, che sono anch'essi poi delle persone ancora più che apolidi, sono degli sconosciuti, sono degli ignoti. Sono degli ignoti. In una situazione del genere io mi rendo conto che Rosalmanò parlava allora di crisi dello Stato provvidente, è uno dei motivi che insomma questo welfare è più nominale che reale, è più fatta di buone intenzioni predicate, ma che di realtà ordinamentali, quindi in tanta parte della giurisprudenza costituzionale, io poi non ho citato quella ancora più impressionante, quella relativa ad esempio ai trattamenti di coscienza, che era veramente una giurisprudenza, come dire, lanciata verso il futuro, perché si stabilì che il lavoratore che fosse in coscienza doveva venire periodicamente rivalutato il suo trattamento di coscienza rapportato a quello invece ricevuto di chi era ancora in attività di lavoro. Ma è anche una cosa del genere, figurarsi, anche altro che gli esultati. Uno vedeva crescere la sua pensione, ma man mano che, vabbè, diciamo pure che dentro questa logica c'era anche l'utopia, un tipo di organizzazione economica destinata crescere, no? Intanto si garantiva sempre un adeguato livello di welfare proprio perché si immaginava il dato complessivo della